sarò il sindaco della gente e sarò sempre in mezzo alla gente. Una cosa, il 26 maggio ricordatevi di me, votate Menani e non rimarrete delusi. Mattioli Rottami S.P.A. a Sassuolo in via Ferrari Moreni 22. La ditta Mattioli S.P.A. acquista rottami metallici provenienti da lavorazioni meccaniche, dalla dismissione di impianti e da demolizioni industriali. Mattioli Rottami S.P.A. Siamo arrivati a Sassuolo nel 2014, abbiamo trovato un comune sull'orlo della bancarotta, aveva 102 milioni di euro di debiti, lo lasciamo a 62 milioni, abbiamo garantito i servizi indispensabili e lasciamo al comune 20 milioni di euro che verranno investiti nella città. Con questi 20 milioni di euro speriamo di farla sognare ed è per questo che il 26 maggio vi chiedo di votarmi. Buonasera. Arriva la sentenza del giudice per l'uomo che nel marzo 2017 travolse accidentalmente con il proprio furgone il piccolo Aitam Sabri mentre attraversava la strada con la bicicletta in via Vittime dell'11 settembre. Per lui un anno di carcere. Lutto per la morte di Erminio Martini, volto noto in città. Martini è scomparso il 16 maggio all'età di 84 anni. Per volontà dello stesso, il funerale non è stato pubblico e per questo la notizia della sua morte è stata resa nota solo in queste ore. A familiari ed amici le più sentite condoglianze da parte dell'amministrazione, cui aggiungiamo quelle della nostra redazione. Settimana di Erasmus in città per alcuni studenti tedeschi che hanno fatto visita ai colleghi della scuola media Cavedoni, i quali a loro volta nelle scorse settimane sono stati in Germania. Tra le attività si è aggiunto lo sport. I ragazzi sono stati ospiti della bocciofila e hanno praticato il tiro con l'arco. Ecco le interviste. Il progetto è un progetto europeo e lo scambio si fa una parte in Italia e una parte in Germania. I ragazzi, gli italiani, sono già stati in Germania in marzo, quindi questa è l'ultima settimana di scambio. Il progetto si chiama DEAR ed è Drop Everything and Read, perché il progetto è sulla lettura, cioè lascia perdere tutto e comincia a leggere. Quindi è un progetto per incentivare i ragazzi a leggere e in un modo che possa essere abbastanza attraente per i teenager. Quindi i ragazzi hanno letto dei libri e poi hanno costruito dei trailer e non solo, anche dei website qua, specialmente qua in Italia, in cui hanno messo quello che loro credono che sia particolarmente interessante riguardo al libro che hanno letto. E dovrebbe essere un modo, è uno story train attraverso il quale un qualsiasi ragazzino può entrare e decidere di scegliere un libro seguendo un po' le indicazioni dei nostri ragazzi. È tutto fatto in casa, cioè i trailer li hanno fatti loro organizzandosi, siamo stati ospiti della biblioteca a Wuppertal, qui abbiamo lavorato nella scuola Cavedoni, siamo stati, poi ovviamente c'è anche un programma culturale, quindi loro sono stati accolti dal comune, salutati, il welcome è stato dato dal comune, siamo qui alla bocciofila perché oggi è il giorno finale in cui ci rilassiamo perché abbiamo lavorato tanto. Qui e parte del nostro gruppo è alla società Ceri Valsecchia e alla fine quello che costruiscono rimane sia come attività, cioè sia come crescita personale, perché lo scambio è sempre un momento molto particolare, e sia anche come lavoro, perché devo dire che si sono impegnati tanto e insomma i risultati ci hanno veramente soddisfatti, sono veramente stati molto bravi. Abbiamo parlato di cultura perché oltre alla scuola le cose che hanno fatto quest'anno questi ragazzi accrescono una cultura personale e anche un interscambio internazionale di culture. Credo che sia fondamentale che i ragazzi possano conoscere la nostra realtà per quello che è, quindi anche una ricchezza di cultura, di associazioni, anche di impianti sportivi. Sono molto contenta che i ragazzi siano qui in questa ultima giornata alla bocciofila sassolese, abbiano l'occasione di conoscere anche il nostro campo con gli Arcieri Valsecchia, perché conoscono veramente quella che è la nostra città e possono poi portarla nel mondo. Penso che questo sia per noi anche uno strumento straordinario, i ragazzi che si
che raccontano le loro esperienze e le portano appunto all'estero. I ragazzi tedeschi le riporteranno a casa e parleranno di quella che è stata per loro Sassuolo. E come diceva la prof prima, credo sia fondamentale che ne parlino bene, perché la nostra città ha tantissimo da offrire e credo che anche grazie a queste esperienze questo si possa far sapere. Assessore, è una soddisfazione che la scuola sassolese sia scesa anche d'età. Prima questi scambi si facevano alle superiori, adesso si fanno anche alle scuole medie. Sì, esatto, infatti Sassuolo ha una tradizione ormai più che decennale, anzi ventennale, di scambi internazionali. Sono partite le scuole superiori con i progetti Comenius e da qualche anno anche le scuole secondarie di primo grado si sono, diciamo, aperte a questa possibilità, che è sicuramente una possibilità di conoscenza e di scambio culturale, ma anche relazionale, molto importante sia per i ragazzi che per le famiglie. I ritorni che abbiamo sempre avuto da questo punto di vista, proprio da chi ospita e da chi è ospitato, sono molto positivi. Costruire delle relazioni è un modo eccezionale per conoscersi meglio, per far cadere delle barriere culturali e mentali che spesso rendono difficile anche quello che è il dialogo e la collaborazione. Sono veramente orgoglioso che questi ragazzi possano partecipare in Bocciofila, perché noi abbiamo bisogno di gioventù che frequenti nuove leve, cioè per le bocciofile. Certo, noi se si potesse far di più, però se vengono con piacere e riusciamo a fare qualcosa anche per il loro avvenire, perché alla fine c'è un grande come si dice, un grande ritorno, io spero, di giovani che vengono nella bocciofila. Adesso è un momento così che si possa riuscire a fare qualcosa, lo stiamo facendo con piacere e siamo orgogliosi che questi giovani vengano. Anzi, so che ci sono dei gemellaggi francesi, poi anche olandesi, Germania come sono oggi. Credo veramente che necessiti questo allargamento europeo che ci sono fra ragazzi. Insomma, io penso di esserci ancora per poter riceverli di nuovo. Ed ora passiamo allo sport. Weekend impegnativo per i ragazzi e le ragazze dello Sporting Club. La squadra maschile sfiderà il CT Cervia con la speranza di poter accedere alla promozione in B. La squadra femminile invece ospiterà il CT Genova per riconfermare la propria presenza in Serie B. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG. È tutto, l'appuntamento come sempre a domani. Buona serata. Sarò il sindaco della gente e sarò sempre in mano alla gente. Una cosa, il 26 maggio ricordatevi di me, votate Menani e non rimarrete delusi. Mattioli Rottami S.p.A. a Sassuolo in via Ferrari Morini 22. La ditta Mattioli S.p.A. acquista rottami metallici provenienti da lavorazioni meccaniche, dalla dismissione di impianti e da demolizioni industriali. Mattioli Rottami S.p.A. Siamo arrivati a Sassuolo nel 2014, abbiamo trovato un comune sull'orlo della bancarotta, aveva 102 milioni di euro di debiti, lo lasciamo a 62 milioni, abbiamo garantito i servizi indispensabili e lasciamo al comune 20 milioni di euro che verranno investiti nella città. Con questi 20 milioni di euro speriamo di farla sognare, ed è per questo che il 26 maggio vi chiedo di votarmi.